Boom di prenotazioni per Pasqua. I valtellinesi e i valchiavennaschi pronti a trascorrere qualche giorno di vacanza fuori provincia. Gettonatissime le città d'arte, ma c'è anche chi ha messo in valigia il costume, destinazione il Mar Rosso. Questa è la prima giornata di partenze massiccia. Sono partite più persone rispetto agli anni passati oppure il trend è costante? Decisamente molte più persone grazie a questo lungo ponte, perché oltre alle vacanze di Pasqua, mi riferisco alle vacanze scolastiche, si aggiunge il ponte del 25 aprile subito dopo il ponte del 1 maggio. Quindi questo concatenarsi di festività incastrate ha dato la possibilità a molti di fare un vero e proprio periodo di vacanze. Le mete più gettonate quest'anno? Il periodo di Pasqua si conferma legatissimo alle capitali europee, alle città d'arte, quello sempre, una tradizione che si conferma. Ovviamente, essendo la Pasqua così alta, ha dato la possibilità a molti di raggiungere delle mete balneari. In particolare, quest'anno registriamo un incremento piacevolissimo legato al Mar Rosso. Chi parte e in media quanto dura una vacanza? Partono tutti, direi, perché queste festività coinvolgono tutti. Diciamo che il vantaggio in particolare si riferisce alle famiglie, perché ci sono le vacanze scolastiche. La durata va dai 3-4 giorni di partenza per quelli che fanno una vacanza nelle città d'arte o capitali europee, fino ad arrivare a una settimana o anche 10 giorni per quelli che scelgono una vacanza balneare. Quanto costa indicativamente andare in vacanza in questi giorni? Si può partire da un weekend interessante, diciamo legato più a un aspetto culturale, 350-400 euro a persona, fino ad arrivare a una settimana di soggiorno, un pacchetto magari in Mar Rosso come di cui parlavamo prima, che può avvicinarsi anche alle 900-1000 euro. Insomma. E per quanto riguarda l'estate, che sensazioni avete? Sì, adesso la sensazione è che la gente voglia godersi le vacanze pasquali. Per quanto riguarda l'estate, sicuramente ci saranno attive ancora delle buone campagne con sconti prenota prima, che arriveranno presumibilmente fino a metà maggio. Quindi consigliamo poi, sull'onda dell'entusiasmo delle vacanze pasquali, di attivarsi anche nell'organizzarsi per quelle estive.